La prima domanda è questa, appunto, rispetto all'intervista di 2 anni fa, quali sono le cose più importanti che ritieni di dover dire, di dover raccontare? Ho sviluppato un metodo di lavoro che ho chiamato non conflittuale perché serve proprio per risolvere quei conflitti che ci sono in ambito sociale tra i cani, quindi di poter avere dei cani che sono inseriti a livello sociale e che non diano fastidio durante le passeggiate sia in centro città che all'esterno della città. Io adesso, come non so se già lo sai, ma ho un furgone, ho un van che ha un allestimento da minibus e in questo van ho la possibilità quindi di caricare, di trasportare in modo quasi umano perché i cani non vengono messi in un trasportino ma vengono messi su un sedile allacciati con la cintura di sicurezza e riesco a trasportare anche 7, 8, 9 cani tranquilli, pacifici tra di loro. E vi danno la possibilità quindi di fare delle passeggiate di gruppo e di socializzazione molto interessanti con molti cani. I miei clienti sono molto contenti di questo. Hanno apprezzato moltissimo l'idea del van che ho chiamato Van Dog perché mi piaceva molto diciamo, l'assonanza che c'era con Van Gogh. Allora ho dato questa impronta, l'ho chiamato Van Dog e mi piace molto. Adesso come servizio io posso fare anche un trasporto di tipo veterinario, un'alternativa a quelle che sono i normali trasporti. Cioè, il mio è un bus privato, è un mezzo privato che io posso, con allestimento quindi minibus, che posso utilizzare per fare i miei trasporti, per fare i trasporti con i miei clienti. Però che quando vedo dal mio specchietto retrovisore questi 7, 8, 9 cani seduti sul sedile con una cintura di sicurezza e che sono tranquilli, che si guardano fuori e che non vedono l'ora anche di arrivare nei loro luoghi che conoscono, perché quando ci avviciniamo ai loro luoghi e vedono che io rallento col furgone e io spengo il furgone, loro sono già lì pronti a dire dai facci uscire, dai facci uscire. Altre novità che hai qualcosa di nuovo? Beh, avrai allargato un po' anche il giro dei clienti, immagino, insomma, Sì, ho forse sei allargato il giro più conosciuto. dei clienti. Allora, io l'anno scorso ho fatto un fatturato che superava i 40.000 euro, che per una piccola attività è un buon risultato. Sì, sono ancora un piccolo imprenditore, sono ancora una piccola attività, ma con delle potenzialità, con buone Certo, potenzialità. sì. E nonostante la crisi che sei in giro, nonostante, sai, molte persone sono in smart working, quindi non hanno bisogno effettivamente di un dog sitter, non hanno bisogno di qualcuno che tenga il loro cane tutto il giorno perché sono al lavoro, sono già a casa, quindi se lo curano loro. Ecco, nonostante questa crisi, il mio fatturato è stato al di sotto di poco dei 40.000 euro. Conclusione appunto di questo racconto, un po' Beh, qualcosa che ti sì, aspetti dal ti futuro, racconto due qualche cose, che allora una è l'aneddoto che ti dicevo del mio amico, perché io ho fatto una scommessa con questo mio idea? Ah, amico sì. e gli avevo detto che io anno dopo anno avrei aumentato di 1.000 euro il mio fatturato al mese. Questo vuol dire che il primo anno avrei fatto 1.000 e il secondo anno già avrei fatto 2.000 euro al mese. Sono riuscito con il mio metodo, col metodo non conflittuale, con l'impegno di lavorare anche 10-12 ore al giorno, sono riuscito ad arrivare in 3 anni in realtà a 4.000 euro al mese. Posso raccontarti ancora che a breve volevo già farlo a dicembre, ma ci sono state le limitazioni sia per il Covid che proprio di tipo logistico. Io a breve aprirò la mia prima struttura. Aprirò una struttura che in parte funzionerà come asilo, in parte funzionerà come struttura di ricezione per quelle persone che hanno bisogno effettivamente di un aiuto concreto a livello di gestione per il proprio cane, ma anche per quelle che sono alcune delle patologie che riguardano i cani, non so, ad esempio displasia, quindi all'interno ci saranno delle piscinette, ci saranno tante zone in cui il cane può venire a rilassarsi, tipo dei divanetti in cui possono venire le persone e socializzare tra di loro. Adesso con il Covid ci sono delle limitazioni, logicamente anche possono venire 500 persone, però sicuramente fare introdurre 7-8 persone alla volta che possono tra di loro cambiarsi delle opinioni o anche solo conoscersi per Sì. portare poi magari in giro il cane da soli tranquillamente, ecco, ci sarà un luogo, io vorrei
spero che a gennaio di aprire un luogo così.